Coca-Cola dieta, è più famoso. Ma c'è quel viso là, guarda, che è difficile dimenticare. Ogni tanto bisogna che sta attento, però, perché qualcuno è vero. Arrivederci signora, piacere anche mio, arrivederci, ecco subito. Ti richiamo. Allora no, una cosa importante è che tu mi hai fatto una domanda, tu devi sapere, io amo il cinema. Quando avevo 12 anni scappavo da casa e andavo sotto casa di Fedini via Margutta. Sono cresciuto qua, a pane e a cinema. E agli amici, visto che ho dei canali molto noti, molto famosi, è da anni che io faccio anche, ho dei siti di informazione, non mi limito a essere rompicoglioni, porto avanti anche delle battaglie sociali. E vorrei, avendo la grande fortuna, se siamo contro luce, di averti qua in Piazza del Popolo dopo i funerali di Giuliano Gemma, io vorrei dire ai giovani di andare su Google e oltre a mettere Belen e le solite luoghi comuni, mettere per esempio un nome e cognome che è Ninetto Davoli, che rappresenta non solo il cinema italiano ma internazionale. Una cosa però te la devo chiedere di Pier Paolo Pasolini. Io trovo che i film che tu hai interpretato sono di un'attualità straordinaria, però dall'altra parte anche drammatica, perché le periferie di Roma, che sono comunque in parte, correggimi Tommaso, fatto di presente Tommaso De Angelis, sono cambiate in meglio, però c'è ancora da lavorare. Perché non portano durante l'estate, per esempio, i festival del cinema nelle periferie? Cosa mi dici rispetto a questa mia idea? Di portare il cinema in tutte, non in una, ogni tanto si fanno delle proiezioni. Senti, ma tu parli del cinema di Pasolini o del cinema in generale? Io parlo del cinema in generale, però visto che tu sei rappresentativo di un'epoca. Il cinema in generale lo portano in periferie, che purtroppo non portano il cinema quello che veramente è da vedere, cioè in questo caso i film di Pasolini. Non li fanno vedere perché in fondo la gente è un po' rifiuta Pasolini. Pasolini è ancora un personaggio che è amato e odiato, esatto. Perché Pasolini, come tu sai, è uno che ha sviscerato una realtà, una realtà che lui scrisse 50 anni fa, una realtà talmente vera oggi e che drammaticamente attuale. È che la gente rifiuta perché non vuole accettare una realtà, e questo qui è una brutta cosa, perché comunque la gente è ipocrita, come ha sempre detto anche Pasolini, la gente è ipocrita, non vuole accettare. Sebastiano, giù, straordinario, Paolini Paolinato da Sebastiano, manca il cosino in mano, quale onore. Ninetto, una cosa al volo e poi ti lascio. A te che ne hai 18, c'è un film, Uccellacci e Uccellini, di fronte al quale io mi inchino, perché tu hai avuto per me non solo l'abilità, di fronte a un mosso sacro come Totò, ma quale attore poteva rimanere, lui è un uomo, sei un artista autentico e puro, un qualche cosa che mi ricorda quella tua esperienza, aver lavorato con Totò. Ninetto. Ma che dire, aver lavorato con Totò per me è stata una grandissima esperienza, e poi devi sapere che comunque quello è il primo film che ho fatto con Totò. Avere l'opportunità di fare un film. È il mio ultimo allievo lui, Nighi Giusine, un altro. Mi dicevi, scusa, il primo film che hai fatto con Totò? Quello che ho fatto con Totò, per me è stata una grande esperienza, e poi un altro, eccolo qua. È l'altro mio allievo, Mauro Fortini. Gli allievi pullulano. Aver lavorato con un personaggio come Totò è stata una grande cosa. Grande cosa come esperienza, e poi anche come grande attore, come lo era lui, insomma. Ed è stata la bellissima cosa meravigliosa.